Buongiorno a tutte, nuovo appuntamento con una borsa da scoprire, ancora una volta nascosta nel suo sacchetto antipolvere. Anche in questo caso, sacchetto antipolvere grande, anche se la borsa è la più piccola di quelle di questa collezione. Più piccola rispetto alle altre, ma non piccola perché è estremamente capiente, ma un pochino più compatta, ha una forma diversa da tutte le altre borse che abbiamo in collezione. Si chiama Chiara, direi che a questo punto possiamo aprirla. È meravigliosamente splendida, anche lei profumatissima, mi sto inebriando. Ed è una borsa di colore grigio realizzata in pelle dollaro, quindi ancora una volta questo pellame martellato, estremamente morbido. È sempre il pellame che più lo utilizzate, più diventa bello, morbido, flessibile. E il colore è un grigio medio, quindi non esageratamente scuro, ma non è neanche chiarissimo. Una via di mezzo tra le due tonalità un po' più conosciute di grigio, bellissimo, facile da abbinare ma non noioso, è reso proprio tridimensionale dalla grana di questo pellame. La borsa ha la sua tracolla. In questo momento la tracolla è ovviamente la tracolla è regolabile ed è montata per essere portata a spalla, quindi la tracolla è una tracolla corta che si può serenamente allungare semplicemente scorrendo il cursore. Un'altra particolarità dei ganci a cui è attaccata la tracolla è che sono, come erano anche quelli sulla borsa in sughero della collezione estiva, era in sughero e pelle, sono dei ganci che si possono aprire, quindi potete scegliere o di agganciare direttamente il gancetto della tracolla alla fettuccia in pelle o cambiare questo tipo di gancetto. È una scelta del tutto personale, c'era la possibilità di metterli, ce li ho fatti mettere. E ovviamente la tracolla si può allungare, quindi potete portare la borsa in tanti modi differenti, potete anche, se avete tracolle da sostituire, gioiello, colorate, potete serenamente togliere queste e utilizzare la vostra tracolla. Si potrebbe portare anche questa borsa a mano, quindi senza alcun tipo di laccio, è un po' grande secondo me, quindi diciamo che è un uso forse non adatto al quotidiano, portarla proprio a mano come se fosse una maxi pochette, però è un effetto molto bello, soprattutto se avete un bel cappottone, un bel guanto, quindi se c'è proprio tanta attenzione sulla mano che porta la borsa. Chiaramente non per le giornate lunghe in cui dobbiamo fare mille commissioni, in cui è comodo avere proprio una tracolla, sia sulla spalla che portata appunto a tracolla, però l'opzione c'è, se vogliamo fare le cose un po' più pazze ogni tanto e sentirci un po' dive di altri tempi, chi ce lo impedisce? Nessuno, soprattutto in questo contesto, anzi sono sempre la prima a dirvi fate, sperimentate, sono accessori, sono uscita con la borsa a mano, era scomoda, pazienza, la prossima volta riaggancio la tracolla e vivo la mia vita serenamente. Ci si diverte con poco quando si tratta di moda. Vi dicevo appunto che la borsa è estremamente minimal, come tutte quelle di questa collezione in generale le nostre, non ha orpelli, scritte, loghi, nulla, soltanto la solita etichetta interna, anche sul retro è completamente liscia e anche il fondo è liscio, tutta realizzata in pelle con questo pellame di colore grigio. L'interno è molto bello, per chiuderla c'è un bottone automatico, abbinato alla metalleria, quindi color argento, si chiude proprio serenamente senza difficoltà alcuna. E all'interno abbiamo uno scomparto che in questo momento è pieno pieno di carta. Adesso io lo svuoto e vi faccio vedere anche da vicino che cosa si cela dentro la nostra borsa Chiara. Ed eccolo qui lo scomparto. Abbiamo ancora una volta uno scomparto unico, in questo caso di forma rettangolare, quindi molto capiente in lunghezza più che in altezza. Da una parte abbiamo le solite tasche portacellulare, quindi quelle chiuse sotto, cucite tra di loro ma senza zip, e nel lato opposto, dove c'è anche la famosa etichetta moda essenziale, c'è la taschina piatta chiusa da zip, tono su tono, bellissima, e la nostra etichetta. È una borsa estremamente morbida, in questo momento è totalmente vuota. Ok, quindi vedete che la forma come sempre viene mantenuta perché il fondo è ben strutturato, però per il resto poi ci potete fare un po' quello che volete. Quindi è chiaro che potete riempirla un po' più dello spazio presente, la borsa andrà ad ammorbidirsi e la pelle diventerà ancora più bella. Quindi è un modello estremamente facile, semplice. Dove lo metti sta e di base anche questa come le altre è una borsa 4 stagioni che porti anche in piena estate con un vestito bianco, per dirne una, starà molto bene anche con tutti i colori più tradizionalmente legati alla stagione autunnale o invernale. Anche la tracolla Chiara vi aspetta già nel sito modaessenziale.com, nell'info box c'è ovviamente il link diretto. Io sono a disposizione per eventuali domande, se volete vedere anche degli accessori vicini, vi consiglio di venire a seguirmi su Instagram o su Facebook, sempre @modaessenziale, quindi @modaessenziale, perché nelle stories quasi quotidianamente rispondo alle domande e mi capita proprio spesso di rispondere a domande di abbinamento tra vari colori. Quindi per esempio già so che mi verrà chiesto di vedere questa borsa abbinata agli stivaletti Chelsea Boots Laura o con la cintura, ci sono diversi grigi in collezione,
sarà ovviamente mia cura e anche sarà molto divertente farvi vedere un po' di abbinamenti sotto la luce del sole, quindi non con la luce artificiale come siamo adesso. Quindi vi aspetto a questo punto anche sui social un po' più smart. Io continuo a preferire YouTube, non perché io sia su YouTube adesso, ma perché mi piace che poi anche voi possiate commentare, rispondere, darvi consigli. C'è un'interazione anche tra voi. Nelle stories sono sempre io che parlo singolarmente, che è bello perché si costruisce un legame con la community in modo più diretto, però la community non interagisce con la community, quindi bisogna un po' alternare. Per questo che sono qui, poi sono su Instagram, sono su Facebook, sono ovunque riesco a stare e sono soprattutto via mail e su WhatsApp in modalità servizio clienti, quindi ovunque voi cercherete io apparirò. Con questa perla di saggezza vi auguro una splendida giornata e ci vediamo presto qui con un nuovo video. Ciao!